kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di The Sims 4. Allora, noi oggi dovevamo andare dalle gemelle, come promesso, continuavamo a giocare un altro po' con loro. Ma prima volevo andare in un'altra casa perché manca un pezzettino per completare un puzzle, comunque, per tutto quello che ho in mente. E quindi io andrei dai Caliente perché, se vi ricordate, manca una cosettina da fare. Diciamo che il tassello mancante per questa famiglia è che finalmente Don si sposi con Dina, in modo che poi li faccio diventare anziani e poi sinceramente non li controllerò più, cioè poi andranno avanti da soli per le loro vite. Però per fare questa cosa, guardate lei come guarda sempre Don, lui sta un po' malato. Per fare questa cosa io volevo farlo al festival di Lidillio a sorpresa, in modo che lei non sappia nulla e quindi organizzarlo lì. Il problema è che adesso ho visto, stiamo ancora a martedì, quindi io gioco un pochino con loro e fino ad arrivare, ecco qua sta crollando, fino ad arrivare a venerdì, che è proprio il giorno del festival di Lidillio. Quindi ci vediamo più tardi, ciao Don, con i Caliente. Un'altra cosa che vorrei fare è recuperare i rapporti di famiglia, quindi tra Don Lotario, Dina e poi Summer e Filippo, però farli attraverso Fabio. Voglio proprio che lui prenda a cuore questa faccenda, perché ama tantissimo Nina e appunto a lei non glielo dirà mai, ma in questi giorni lui magari organizzerà una riunione tra le due famiglie e parlerà a cuore aperto con Summer e Filippo, ma soprattutto con Summer, perché alla fine, in fin dei conti, Filippo, come ho sempre detto, è contento di questa relazione con questo ragazzo, e per riappacificare almeno le due famiglie e in modo che i due ragazzi possano veramente amarsi senza tutte queste storie, questi litigi in famiglia. Sì, ci deve, oddio, forse deve andare in bagno, ci voglio far pensare lui, mi piace come idea, in modo che poi Nina fa, cioè, vede proprio che l'uomo è il suo principe azzurro, no? Il suo eroe, quello che gli risolve tutto e sistema tutto. Bravo Fabio, così ci piaci. Cioè, io spesso mi ritrovo Vanessa, è Vanessa, sì, la vampira, a fare manifestazioni su, penso, Casa per Tutti, ma, cioè, rischia la bruciatura, ma sta sempre qui in piazza. Vanessa, che poi coinvolge un sacco di gente. Fabio nel frattempo qui che mangia, guarda la statua vivente. Ragazzi, è giovedì. Manca un giorno e finalmente andremo al festival del Lidillio con Don e Dina, ma ci sarà anche un'altra sorpresina. Sì. Fabio, mi hai visto cosa stanno facendo qui? Ma guardatela! Sì, sì, sono folli. E con Fabio ho anche ottenuto la nuova promozione, quindi adesso posso selezionare il ramo che avevo scelto per lui. Innanzitutto, critico d'arte, c'è scritto, definisce la base di tutte le attività artistiche. 47 all'ora, cercano un opinionista sprezzante, dalle 12 alle 5 e lavora tutti i giorni tranne lunedì e giovedì. Mentre quello vuole fare Fabio, critico gastronomico, se non l'adori, non mangiarne. E infatti lui per questo gli ho messo buon gustaio, perché deve proprio assaporare tutto. E sarà una calappia cibo, 49 all'ora, dalle 10 alle 4, tutti i giorni tranne il weekend. Quindi lui sarà un critico gastronomico. Ah, e siamo a sabato, non era venerdì il festival, ma è sabato. Quindi ragazzi, ce l'abbiamo fatta, tra poche ore si prepareranno. E ignari di tutto, andiamo al festival. Quindi guadagnerà 15 in più all'ora per un totale di 49, ha ricevuto un bonus di 438, targa da muro, utensili di scorta e l'interazione recensisci il cibo o la bevanda. Oppure lui ha ricevuto anche una nuova interazione, a parte il fatto
No, questo è Don. A parte il fatto di poter scrivere da casa, sì. Il fatto di poter scrivere un articolo, vedete? E poi lui ha acquisito una nuova interazione su di un sim, tipo consiglia un locale, insomma, può già fare tutte queste cosette. Buongiorno. Cos'è questa faccetta? Oggi è un grande giorno, Don! Non svelare nulla a tua madre. Ma perché lo guardi così brutto? Non gli sta dicendo niente. Devi sempre fare l'aggressivo. Ah, ok. Ha già la sensazione di soffocamento. Stai calmo, Don. Stai calmo perché non te ne pentirai. Lei è la donna giusta per te. Capito? Che bello che Fabio per il suo lavoro deve anche cucinare. Ce lo vedo, perché a parte che a me piacciono gli uomini in cucina. Lo vedete? E gli sto facendo fare tutti i piatti comunque vegetariani, perché insomma vuole imparare le nuove ricette per la sua Nina. E infatti c'è anche una sorpresina. Ha scritto un libro e si chiama Mini ricette vegetariane, genere storie brevi di Fabio Caliente. E ha scritto poche, non fare danni, poche ricette, ma facili, soprattutto vegetariane, perché lui vuole, comunque è d'accordo per che Nina sia vegetariana, cioè lui mangia quello che gli pare, però non è detto che lui non debba coccolarla anche con le sue ricettine. Come sei carino, riponi. Insomma, io lo faccio un po' cucinare perché deve, deve scrivere un libro. Allora andiamo a scrivere un altro libro di ricette. Vieni Fabio. Quindi il suo nuovo libro di storie brevi è Cucina con Fabio, il nuovo libro di Fabio Caliente, il critico gastronomico. Oddio, non sei tanto credibile però così, eh. E finalmente, dopo un'intera settimana con i Caliente, è arrivato in città il Festival dell'Idillio, che noi già sappiamo come funziona. Ovviamente noi non possiamo raggiungerlo perché basta scendere le scale e nel nostro quartiere, e adesso appena allestiscono scendiamo giù. Allora, innanzitutto mettiti elegante, perché Dina adora questo festival. Facciamo finta che ogni volta che è arrivato in città lei ha sempre sfoggiato dei bellissimi abiti, e questa volta sta indossando questo qui bianco e oro, che le sta benissimo. Insomma, dalle un bacio, flirtate, e insomma sono pronti, e Don dice non vedo l'ora di scendere a questo festival, e Dina dice ma come, ogni volta ti è sempre scocciato questo festival. Ma sì, ma che c'entra, vedete? Che cosa c'entra? Oggi è oggi. Lei è super emozionata, però non sai cosa ti aspetta. Solo che io lo vedo un po' teso, sbaglio. Mamma mia, proprio oggi deve essere teso. Cioè, intrappolamento, è una settimana che gioco con te, sei stato benissimo. Guarda caso, adesso ti devi sentire intrappolato. Cioè, boh, non lo so. Sentite, descrivi il sogno flirtante su Dina. Allora, tu inviti al festival la tua fidanzata. C'è Max. Vedete dove indossano gli abiti ridicoli? A questo Ehi! Come ti permetti? A questo festival. Tu devi spargere petali. Lancia petali. E lancia petali. Oddio. Ma siete carini. Elena. Oddio, ci siete tutti. Mi raccomando, non mi fate guai, eh. Come sei carino questo top e questa gonna. Tu sei coordinata, vedi, bianco e oro. Lei è coordinata. Ed ecco arrivata Nina. Si stanno prendendo un tè Sakura. Allora, spettacoliamo sugli effetti del tè Sakura. Spettacoliamo un po' su questo festival. Lo sai che tra poco papà sta per chiedere in sposa mamma? Era ora. Che cosa state facendo? Don, vieni qui da
da tua moglie, cioè della tua futura moglie, grazie. Che bello, ragazzi, hanno aperto gli stand. Loro sono qui che flirtano. Senti, ma perché non gli dai un bacio? Oh, come siete carini. Lei sta benissimo in questo vestito comunque. Allora, vieni qua. Ordinati del ramen. Tu ti ordini del dango. Fabio, dove sei? Con Vincenzo. Ma dov'è Nina? Ok, ecco Nina. Lanciale i petali a Nina. Dove vai? Dove scappi? Dove scappate? Ah, perché è qui a casa? Ma che combinate? No, 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 dobbiamo scendere giù, eh. Oddio, vuole farlo in privato. Vabbè, ho visto che stai qui. Sì, sì, Nina. Baciala e scendiamo giù. Vai, baciatela. Oddio. Però adesso basta, si va giù. Allora, visto che siamo qui, chiediamo un po' al guru sulla relazione attuale e delle perle di saggezza. Vieni qua anche tu ad ascoltare, Dina. Che cosa? Se non altro i vostri difetti combaciano la perfezione. Oddio, c'ha ragione. Perché in fin dei conti ve l'ho detto, loro sono completamente l'opposto, ma in tutti questi anni sono sempre rimasti insieme nonostante tutto, quindi loro sono fatti apposta per stare insieme, ragazzi. È vero. L'amore è la fontana dell'eterna giovinezza da cui tutti possiamo dissetarci. Ah, ok. Dina! Dina, che cosa fai? Fragranza botanica, l'adorabile profumo dei boccioli di ciliegio può davvero calare nell'atmosfera. Guardate chi c'è. Stefano e Lilith. Comunque sono vestiti benissimo. Guardate lei. Sta proprio bene. Vanessa! Ti ho riconosciuto dal tatuaggio. Vabbè, comunque ci sono sempre tutti. Morena! Ma stai vendendo i quadri? Contratta! Oddio, Mori, ma questi sono i tuoi quadri veri. Questo... Pronto da Morena. Oddio, me lo compro. Corri, Fabio. Contrattiamo un po'. Voglio questo perché è romanticissimo. Hai contrattato? Contratta. Oh, Nina, Nina, quale ti piace come quadro? Nina. Oddio. Ma quanto ti amo, Nina. Contratta un attimo, aspetta Nina, non te ne andare. Quanto vuoi? No! No, ragazzi, se lo sono comprato! No! E allora... Anche questo è carino, vai, acquista questo. Oddio, devo andare in bagno. Acquista questo, corriamo in bagno. Grazie! Grazie a te, Morena! Non pensavo che vendevi anche al Festival di Vitiglio, è stata una bellissima scoperta. No, guardate qui all'angolino che ci sta. Meno male, almeno tutte le coppie stanno facendo le cose normali tra di loro. Amori, io vi adoro tutti. Ragazzi, siamo giunti al momento di matrimonio sull'onda della passione. Dina non si aspetta niente, ma adesso Don... Il figlio è qui, anche la futura nuora. L'arco c'è e tutto è bello addobbato. Perché non sposarci adesso? Nina, dove corri? Partecipa alla cerimonia. Cioè, ma guardateli! Oddio. Con il figlio. Eccoci qua. Nina sta lì dalla guru. Cosa sta chiedendo alla guru, Nina? Adesso scendiamo anche noi subitissimo. Con Fabio, no? Che cos'è quella faccetta, Dina? Ok, perfetto.
Oddio, non ci credo! Finalmente Don Lotario si sposa! Auguri! Ci sono anche i fuochi, ragazzi! Oddio, auguri! Oddio, lui sta andando da Nina! Augurissimi! Venite qua, fatevi un ballo, visto che ci state, va? Ballate e con... Dove siete? Si lancia le petali. Amore! Come sei carina! Venite un attimo qui, anche voi. E... ah no, non possiamo chiedere. Soltanto una pera di saggezza. Ah, forse ho capito il perché. E allora, Fabio, vieni qua, corri. Le voglio chiedere se si mette l'abito formale, che poi adesso lei è la prima che in questo festival non si è messa un abito assurdo. E... così sei perfetta. Dichiarati sull'onda della passione. Anche lei non si aspetta niente di questa cosa, ma lui è un bel po'... Oddio, qua è passato un bambino. Lui è un bel po', ragazzi, che pensa al fatto di proprio ufficializzare il fidanzamento e finalmente di preparare questo matrimonio. Lui non vede... Oddio! No, vabbè. Ma come siete carini! Diventano migliori amici per sempre. Ragazzi, non mi esce un'altra volta proprio nelle nozze. Ma perché? Volevo praticamente fargli la proposta qui durante il festival, dopo che i genitori si sono sposati, e iniziare la convivenza. Cioè, perché dobbiamo metterci dietro i bagni pubblici a darci un bacio? Me lo spiegate questa cosa? Vabbè, allora facciamo così. Qui c'è anche Morena. Facciamo così. Don e Dina comunque si sono sposati. Quello che volevo fare l'ho fatto. Lui penso sia molto felice, appena sposati, felice più tre. Anche se è un po' teso, però è felice. Questo è quello che conta. Ha ottenuto la relazione anima gemella con il proprio coniuge, quindi bravo. E se andiamo a vedere le relazioni, sono amanti, migliori amici, fidanzati, coniugi, anime gemelle. Quindi ragazzi, finalmente si sono sposati. Adesso non mi esce di nuovo il fatto del fidanzamento, quindi io dovrò di nuovo azzerare la barra rosa e ricominciare da capo con il flirt. Però vado avanti con la mia idea, ovvero che adesso Fabio si trasferirà da Nina e Camilla, ma soprattutto per vivere con Nina, perché io questo volevo fare, in modo che Don e Dina, adesso io li faccio diventare anche anziani, sinceramente, e li lascio da soli a vivere le loro vite, e noi andiamo a comandare Fabio con le gemelle e andiamo avanti con la loro storia. Oddio, il terremoto! Cioè, guardate come fa, sembra il mouse impazzito. Vai, Don. Non vi spaventate, soffia sulle candeline. Auguri! E Don è passato d'età. Eccolo qui, oddio. Aggiungi le candeline. Ti ho fatto arrivare a matrimonio prima di diventare anziana, ringraziami. L'ho fatto apposta, Dina. Almeno eri carina. Auguri! Ok, come sei bella pure tu! Allora ragazzi, molto velocemente, gli abiti sono rimasti per la maggior parte uguali, ho giusto cambiato qualche dettaglio, come lei gli ho messo questo semplice maglioncino perché quello di prima dietro aveva la sculatura. Poi l'abito formale, questo vestitino sul nero, la tuta è uguale perché era abbastanza coperta, pigiama all'accappatoio. Da festa ha messo questo vestitino con la giacchina, che poi sia lei che Don avevano dei fisici molto muscolosi e soprattutto lei era molto sviluppata negli addominali, infatti questa parte qui ce l'ha quadrata, ragazzi. E il costume, vedete, è proprio quadrata qui, non ha più quella fossettina così, no? Perché ha sviluppato gli addominali. Mentre Don, gli abiti quotidiani sono rimasti uguali, tranne per la camicia che gli ho messo, questa qui che ha inserito, vedete, nel jeans, proprio per smascherare un po' questo suo lato quadrato. Lui ne aveva due, il secondo
è questo qui col trench e la classica t-shirt rossa, perché io non so perché, ma io da lotario lo associo al rosso. Le abiti formali uguali, la tuta, vedete, l'associo così perché se voi vedete un individuo del genere vestito così per la città, voi subito dite è don Lotario, e infatti sì. Poi pigiama è rimasto con la, gli ho dato l'accappatoio da festa uguale, gli ho soltanto tolto gli occhiali da sole, però lui rimane con il suo stile, e il costume anche uguale. Poi come vedete le sopracciglia le ha nere come il pizzetto, e sinceramente io gliele lascio così, ma sì, ma che cosa ce ne frega. Mentre Dina, no, Dina bionde no, le sopracciglia, come i capelli. Ok, sì, perché lui comunque non si tinge i capelli, però il pizzetto, la sopracciglia, vedete, lo fa sembrare tipo ancora giovincello. Insomma, lui ha un po' le sue fisse, lasciamolo perdere. Il loro muro dei ricordi. Bello, veramente bello. Ci ho giocato pochissimo con loro, però sono stati comunque piacevoli con cui giocare. Angie! E con questo bellissimo selfie, ok, così io lascerei questa casa per spostarci dalle gemelle. Ok, eccoci qui in gestisci unità familiari, quindi voglio spostare Fabio sempre a San Misciuno dalle nostre care gemelle. Perfetto, e tolgo la spunta, ragazzi. Da oggi in poi io non entrerò più in casa De Caliente, faranno tutto da soli, però ovviamente essendo i genitori di Fabio noi li andremo a trovare, oppure li inviteremo a casa e comunque li vedremo così, attraverso i compleanni, attraverso le cenette, eccetera. Però io non li comando più. Quindi vedete, sono spariti anche da qua. E quindi ragazzi, eccolo qui finalmente, convive con noi, si è già pappato la torta. Che bello! Dai Camilla, manchi solo tu, ma non ti preoccupare che adesso tra poco lavoreremo su di te. Comunque stavo pensando che questo bug delle relazioni, lui ha portato anche i cibi da casa, quei cibi tanto buoni, tutti vegetariani per la sua Nina. Mettiamoli in frigo. Oddio, che cos'è questo? La targa da muro! È vero, per il suo lavoro! Ok, c'è anche il mercatino in città. Stavo dicendo, secondo me, quel bug, si fa quando io da fidanzati gli faccio fare, l'anello di fidanzamento, ragazzi, secondo me. Perché io con le nuove coppie, fino ad oggi, se non, quelli giovani adulti, io comunque li ho fatti fidanzare e sposare. Mi sorge un dubbio che invece quando da adolescenti si scambiano gli anelli, da adulti, poi loro compaiono già fidanzati, che se andiamo sulle relazioni con Nina c'è il fidanzamento, capito come? E quindi si crea questa sorta di blocco, quindi adesso io devo azzerare tutto e continuare, ecco. Ma come sono carini! Sentite ragazze, voi vi dovete ancora trovare un lavoro comunque. Quindi facciamo iniziare anche a loro il lavoro. Quindi Nina, la politica, e poi faremo il ramo eventi di beneficenza. Bravissimo, quindi il tuo collega di lavoro anche Edoardo. Sì, dobbiamo assegnarle una causa, mentre la nostra Camilla sarà una bellissima e bravissima musicista. Allora, come causa lei sceglierà Parla per gli alberi, perché come ho detto, lei si occuperà di salvare il pianeta. No, nel senso di salvare la natura, gli animali, sperando che entro quest'estate escano questi animali. Ce la vedo lei con tutti gli animaletti. Ok, Fabio che è stanco, lo mando un attimo a Nanna e quasi quasi noi sorelline potremo affacciarci al mercatino delle pulci, che se non mi sbaglio si fa qui da noi. Sì, allora scendiamo giù, vieni, venite, venite, vai qui, e c'è anche Nicolò, e portiamoci pure a Nicolò. Che bello, mi è sempre piaciuto il mercatino, mi piace tantissimo. Poi loro che ce l'hanno a un passo,
Le palle di vetro! Facciamole anche a loro. Aspettate, fatemi vedere. Perché con Fabio, in questa settimana che ho giocato, vedete, le ho prese e le ho collezionate. E gliene mancano tre! Oddio! Quindi Nina, manca il triste mietitore, la casa dei Tudor e basta. Ah, e il coniglio, penso. Vediamo un po'. No, non penso. Allora proviamo questo. Sì, ragazzi! E anche loro hanno tutte le palle di cristallo. Mi piace perché a lei in casa sua ce la vedo con tutti questi oggettini. Per cui ci sono lampade da tavolo. Qui potremmo anche metterci per esempio noi, ma non abbiamo niente da vendere. Ma io direi proprio di sederci un pochino qui insieme. E appena si libera la postazione magari Camilla potrebbe anche mettersi a suonare qualcosa. Quindi raccontiamo una storia buffa, rallegriamo. Che bello, siamo qui in città. Ma lei potrebbe anche fare una manifestazione, Nina, adesso che ci penso. Carriera. Diciamolo al nostro fratello. Promuovi la causa. Morgan! Ciao, vieni qua. Vediamo anche lei cosa ne pensa. Promuovi la causa. Noi dobbiamo salvare la terra. Capito? Congratulazioni, avevi promosso con successo la causa. Vabbè, ma lui ti parla, tuo fratello. Vediamo Morgan che dice. Dai Morgan, dobbiamo difendere gli alberi. Dobbiamo avere gli animali in questo gioco, è vero? Sì! Perfetto, è stato facilissimo, ragazzi. Ok, Camilla si sta posizionando. Guardatela. Guardiamo l'esibizione. Ma che brava. Ma ci state guardando? Marena! Ultimamente la incontriamo spesso. Morgan se n'è andata, forse della bimba. Madonna che brava! Vanessa ci sta guardando. Dai Vanessa. Anche perché Vanessa è amante della musica. Ecco, ci lascia... No, non ci lascia niente. Vanessa! Abbiamo un Fabio qui che si fa la doccia, ragazzi. Sì, questo velo nasconde proprio bene, noto, eh? Ciao! Ma sì, ma facciamoci due tiri di allenamento qui al basket, vai! Proprio per chiudere in bellezza questo pomeriggio. Ecco anche Fabio, si è svegliato da riposino. Ma come siete bravi! Ma qualcuno sta facendo canestro? No. Vai Fabio! Bravo Fabio! Anzi, fai così. Sogna in grande, Fabio. Vai. No, non è pesa. E la folla esulta! Arriva Fabio ed è canestro! No. Ma no! Ma tu sogni in grande cadendo? E fai questa figuraccia! Sono preso a fingere. Poverino. Comunque, volevo fare una cosa con Fabio, visto che l'ultimo, tra virgolette, è arrivato ed è quello che ha un po' faticato a entrare nei cuori di tutti i nostri sim, perché lui era un bambino che non volevamo, non era proprio preventivato, e oltre a che non volevamo, io non ci stavo mai giocando, poi ho visto un attimo da bimbo che era proprio carino, e quando è diventato adolescente, ecco, insomma, l'ho preso a cuore e me lo sono cresciuto, perché diciamo che è venuto su proprio un bel ragazzo. Lui fa parte del club degli amiconi, come ricordiamo, no?
Cioè, questo club per essere perfetto mancherebbe Mattias, proprio per, e sarebbero tutte, cioè, mancherebbero Mattias e Morgan e sarebbero tutte le coppie perfette, però in effetti Amiconi è un club che è nato, che loro erano bambini e appunto sono, è questa amicizia che si portano da quando erano bambini e in effetti è coerente così. Mentre lui stesso vuole creare un nuovo club e lo vuole chiamare i Libera Uscita. È solo su invito. Ovviamente ci sono solo maschi, quindi Vincenzo, Mattias, Max, Nicolò e basta, sì, siamo noi cinque. Perfetto. E il simbolo io metterei l'orso, sì, è proprio da maschio. I requisiti, stato civile con coniuge. Ah no, ancora no, non posso farlo con coniuge, ragazzi. Però un domani, quando finiamo questi tre matrimoni, lo stato di questo club sarà quell'appunto di essere coniugi, sì, appunto di essere tutti sposati un domani, no? Questo è il requisito. Per il momento ci mettiamo l'età, quindi giovane adulto, adulto anziano, perché ce lo porteremo fino alla vecchiaia. Ho messo le loro carriere, quindi medico, critico, astronauta, eccetera, e quindi poi mancherà un altro requisito, appunto quello, che sono tutti sposati. Le attività del club sono: bevi bevande da bar, allenati, gioca a pallacanestro, gioca a biliardino e pesca. Ovviamente sono tutte attività proprio tipiche maschili, perché questo club è nato, che appunto sono tutti quanti ormai conviventi e sposati, quindi non possono fare più come facevano una volta quando abitavano con i genitori che uscivano, entravano come gli pareva e piace. Visto che vedete le barre, comunque sono tutti molto amici. Allora, ogni tanto si prendono del tempo per stare da soli, quindi chiacchierare, fare queste attività. Anzi, poi un domani togliamo una di queste attività, tipo la pesca o il biliardino, e ci introdurremo il bowling. Quindi loro passeranno le serate anche al bowling, non vedo l'ora che esce anche questo staff pack. E insomma, creare un gruppo proprio per maschi, ecco perché libera uscita, perché sono senza le mogli. Ma così poi un domani faccio un club solo per le donne e lo farà Morgan, perché lei ha come aspirazione essere leader di un club. Quindi faremo un club tutto suo personale dedicato a tutte le donne amiche. Quindi, visto che abbiamo fatto questo club, io con Fabio farei questo raduno, quindi andrei in palestra, ecco, in palestra nei quartieri alti, perché mi piace tantissimo quella palestra, l'ho anche un po' modificata, perché loro poi sono tutti fisicati, ragazzi. Quindi andiamo in palestra, così facciamo chiacchiere tra maschi e vediamo un po'. Ok, iniziamo il raduno. I libera uscita stanno arrivando. Oddio, ma qui c'è una manifestante, io devo donare a una manifestazione. Dona, ti prego, così ci leviamo anche questo punto da mezzo. Alice! Ah, lei manifesta per soldi per tutti. Certo, promuoviamo la causa. Non lo dite alla mia fidanzata. No, Mattias, non mi mettete. Oddio, no, andiamo in palestra. Ma guardateli. Si prendono una birrozza, si sono messi qui sul terrazzo della palestra e chiacchieriamo un po' di, appunto, di questo club, no? Di come è nato, se i ragazzi sono contenti. Se, vi piace l'idea, ragazzi, di passare un po' del tempo insieme? A me sì, tantissimo. Finalmente ho riunito tutti i nuovi ragazzi. Elena! Ma questo è un gruppo per maschi, vai via! Oh, finalmente è arrivato Mattias. Io te cercavo, mio caro Matti. Perché, rallegralo, ormai lui ha conosciuto Camilla. Anzi, ultimamente la sta incontrando spesso, no? Ma che state confabulando voi tre? Che cosa confabulate? L'ha incontrata sia in piazza, sia al Festival delle Spezie. Insomma, ultimamente
la incontra spesso e Fabio gliela nomina spesso. Diciamo così, ecco, Mattias ha un po' mangiato la foglia, già ha capito tutto, quindi noi gli vogliamo chiedere, chiedi cosa ne pensa di Camilla. Voi siete pericolosi insieme, tutti siete pericolosi. Femmine, vi allontanate? Questo è il club nostro. Camilla mi piace, è piuttosto in gamba. Insomma, avete capito ragazzi? Comunque a lui Camilla piace. E insomma Fabio, che vuole bene sia a Mattias che ovviamente a Camilla, perché è la sua cognatella, sta dicendo a Mattias: se una sera di queste, incoraggialo ad allenarsi, se una sera di queste potremmo uscire a quattro, no? Lui con Nina e lui con Camilla. E io vedo Mattias particolarmente propenso, anzi ha detto proprio che le piace, quindi perfetto ragazzi, mi piace questa cosa e mi piace anche questo club tantissimo. Voi cosa ne pensate di vederli tutti qui insieme? Ma voi guardate qui che vista che hanno. Ah, ve lo fa vedere la palestra. Allora, prima era sui toni dell'arancione, io adesso l'ho resa sui toni del nero, grigio, blu, perché lo trovo molto più rilassante anche come colore. La disposizione è praticamente identica, non ho cambiato niente, ma ho messo i macchinari migliori. Qui ci ho messo come se fosse un frigo, vedete, di bibite, un espositore di bibite e di cibo. Negli angoli ci sono i sacchi da pugilato che io non ho cambiato, ma qui al centro ho messo una tipo una reception dove ci sono i documenti, tutte le schede tecniche dei ragazzi, i fiori e un incenso, un brucia incenso. E poi sopra ovviamente c'era il bar, che ho reso blu comunque anche questo, con i tavolini e le panchine e basket, mentre sotto i bagni non ho proprio toccati, cioè sono rimasti uguali, quindi niente di che. Comunque anche questa la trovate in galleria, proprio la palestra di vita in città. Comunque sono fatte le 10, io tornerei a casa anche perché stanco. Quindi terminiamo il raduno e io organizzerei questa uscita a 4. Quindi Mattias, ci siamo capiti, eh? Anzi, abbracciatelo. Ok, quindi una di queste sere mantieniti pronto e usciamo con Camilla. Mi raccomando, fai il bravo. Certo, certo. Perfetto. Andiamo a casa. Lasciamo questi maschioni ad allenarsi. Ma guardate queste! Ma come siete ginniche! Wow! Ciao, ciao cognatella, lo sai che ho una notizia per te? Una di queste sere, ma non coi vampiri, comunque usciamo a quattro con Mattias. Sei contenta? Oddio, ma lei è timidina, comunque abbracciati la sorella. Fammi vedere la notizia, lei si abbraccia la sorella, oddio sono felicissima. E Fabio dice, ma come, l'ho fatto io. Camilla, sono stato io. Wow, Nina per lavoro ha fatto già tutto. Ah, lei deve invece esercitarsi con la musica e fare un po' di comicità. Ok, vieni qua, esercitati. Allora ragazzi, io sinceramente non so a che punto sono arrivata del video, perché il fatto che ho registrato anche con i caliente, mi sono un po' persa. Quindi direi di fermarci qui con questo episodio. E nel prossimo siamo sempre con loro, ovviamente, perché adesso ci occuperemo un po' di Camilla e Mattias, ma comunque io devo fare in modo che adesso Fabio riuscirà a dare l'anello, quindi a proporre le nozze a Nina, perché volevo fare anche questo. Quindi ci vediamo nel prossimo video, tanti mi piace e commentini. Ciao!